Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del Calcio Giovanile, buona serata dalle caselle del campionato Berretti, la seconda giornata del girone di ritorno. L'Arezzo affronta la capolista del campionato, la Viterbese. Fin qui le ha vinte tutte, 10 partite, 10 vittorie, compreso anche la gara di andata finita 3-0 per la Viterbese. Quindi quest'oggi, insomma, il banco di prova per i ragazzi di Mario Palazzi è davvero tosto. Arezzo si trova comunque in terza posizione a quota 19, viene nella striscia utile positiva di risultati, è svanita la vittoria all'ultimo la settimana scorsa in casa della Carrarese, finita 3-3 con Arezzo che si trovava lì. Sussi arriva, lo attende Giannetti. Sussi prova a puntarlo, Sussi prova a fondere, magari di gole, parte il cross, scavalcato Zuppelt, dall'altra parte c'è Cristaldi che mette giù, Cristaldi ancora, fuori per Riela, non ci arriva, Baldoni neanche lui, poi c'è un liscio lì al limite con il tentativo di Emanuele Menghi, poi la conclusione raso terra di Luscetta con la palla che va fuori, dell'Arezzo che dunque è subito pericoloso dopo pochi minuti. Attenzione che buona la palla per Cappagella e c'è subito il vantaggio della Viterbese. Cappagella, qualche protesta dei giocatori dell'Arezzo e colpisce subito il capocannoniere del campionato, 12° gol per lui. Stanno protestando i giocatori dell'Arezzo, sta protestando anche la panchina, Palazzi più che altro sta protestando con i suoi, sta richiamando qualche suo giocatore, Minghi, poi Emanuele Minghi verso Covarelli, attenzione Covarelli, cross, intervento di Gagliardotto, poi Viela allontana, Sussi da solo contro tre. Attenzione che c'è Ferramisco, posizione regolare, Ferramisco si gioca, recupero di scudo, intanto gran cross e Cappagella sopra la traversa, Ferramisco ha fatto partire davvero un bellissimo cross, nonostante che Scuderi l'aveva quasi raggiunto. Scuderi sguscia via molto bene, poi Zuppel, spalla alla porta, Zuppel verso il fondo, Zuppel, calcio di rigore per l'intervento di Giannetti. E l'Arezzo dunque avrà la possibilità dopo 3 minuti in questo secondo tempo di trovare il pari dal dischetto. Qui è stato molto bravo Zuppel, prima spalla alla porta a difendere la palla, poi attaccare l'aria verso il fondo, e sarà proprio lui, Diego Zuppel, a cercare la trasformazione. Zuppel, l'angolino per l'1-1, Diego Zuppel pareggiato l'Arezzo al quarto minuto sul calcio di rigore. Diego Zuppel 1. Attenzione, qui finisce a terra, non è tutto buono, Matteo Menghi, conclusione, gran gol, l'ha messa all'incrocio e la Viterbese torna in vantaggio. Proteste dell'Arezzo per il contatto che c'era stato al limite dell'area, l'arbitro ha dato il vantaggio almeno a capire che cosa aveva detto, e poi Matteo Menghi ha trasformato quella che poteva essere, diciamo, un'occasione come tante, l'ha trasformata in un super gol all'incrocio. La posizione probabilmente, le proteste dell'Arezzo sono probabilmente per la posizione di Matteo Menghi. Tutto arriva Ruscetta, Zuppel con i suoi centimetri sempre fa molto comodo, poi anche un'ottima tecnica con cui cambia verso Cristaldi, Sussi, gran palla per Cristaldi, Cristaldi ancora, Sussi prova a rientrare, è quasi un tiro il suo! Di Cristian Sussi al 32esimo, ghiacciuffa lui la Viterbese con questa parabola che si è infilata alla sinistra di Torelli, e l'Arezzo per la seconda volta
rimonta la Viterbese 2-2. Potrebbe essere tra i 4 e 5 minuti lì. Più 5 forse. Qui Cappagella che ha un controllo, che come è andato via qui Cappagella, sinistro, ancora Gagliardotto, sempre su Cappagella che qui è andato via con un controllo, si è quasi fatto l'assist da solo, di classe. Palla che arriva in aria, Giannitti finisce a terra e l'arbitro fischia la fine. Dunque l'Arezzo è la prima squadra a fermare la Viterbese dopo 10 vittorie di fila. La Viterbese si ferma per la prima volta, 2-2 qua ad Arezzo alle Caselle. Siamo a mister Mario Palazzi, allora vale forse quasi come una vittoria perché la Viterbese l'aveva vinte tutte, 10 su 10 averla fermata. Beh, direi che è stata una bella partita, sinceramente la volevo vincere, però i ragazzi hanno dato tutto, specialmente il secondo tempo quando abbiamo aggiustato. Come al solito bisognerà analizzare questa cosa perché il primo tempo lasciamo sempre qualcosina per timore così e poi dopo il secondo tempo entriamo in campo con la determinazione giusta e vediamo i risultati poi che arrivano. Infatti il rigore è stata un po' la scintilla, da quel momento no, la Ghezza appunto dava la sensazione anche di poterla vincere. Ma assolutamente sì, poi io vorrei rivedere anche se ci sarà la possibilità il gol loro, specialmente quello mi sembra che sia un fuorigioco, specialmente il primo gol, il secondo mi hanno detto i ragazzi che ci sono dei dubbi e quindi sono su episodi perché loro anche il primo tempo, pur dimostrando di essere una squadra importante, anche se hanno dei giocatori già formati rispetto ai nostri, se andiamo a vedere le note si parla di cosa si sta parlando, quindi l'impresa ancora, diciamo la partita ancora più avvalorata da queste situazioni qui. Anche anagraficamente c'erano tanti 2001. Assolutamente, c'era, mi sembra anche qualche 2000, sì. Insomma non è che è una squadra diciamo che è portata proprio a giocare per vincere, ma oggi ha trovato un ostacolo grosso e io sinceramente sono rammaricato perché poteva esserci la vittoria. Comunque un percorso in crescita, lo dice la striscia positiva dei risultati e lo dicono le prestazioni. Ah, sicuramente le prestazioni sono in crescita, i ragazzi cominciano a fare quello che devono fare, giorno per settimana per settimana c'è miglioramenti, quindi è una cosa che mi rende felice e poi i risultati naturalmente non vanno trascurati, mi sembra che ormai è una striscia positiva che avendo affrontato anche la prima della classe che continua, quindi siamo sempre più convinti che possiamo dare ancora molto. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.